Salve a tutti, da Esio Varrassi. Oggi siamo venuti in visita dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini, ma soprattutto da parte di ambulanti. Ci troviamo al mercato settimanale in prossimità di Via San Marino. Per documentarvi lo stato di questa parte di piazzale in terra battuta, dove numerosi venditori ambulanti sono costretti a vendere i propri articoli tra polvere, pozze di fango e sporcizia. Circa 4 anni fa, degli ambulanti furono spostati temporaneamente dall'ex piazzale del Siris, dove oggi risiedono dei box, su questo piazzale in terra battuta, promettendo loro che nel giro di 3 mesi avrebbero avuto una migliore sistemazione. A distanza di 4 anni, sono ancora in attesa di promesse, in mezzo ad una situazione alquanto immeritevole. Da una parte ci sono gli ambulanti, costretti a pagare dei posti che non sono posti, ma dei veri pantani. Dall'altra parte ci sono i cittadini, che Ma continuano a sicuramente un rimanere cittadino indignati perché da non può circa camminare col 4 anni. carroncino, una persona anziana in giamba In con attesa di soluzioni e di un po' di asfalto, qualcosa di come qua, negli ultimi mesi qualcosa di ne è qua. stato riempito il centro cittadino, vi lasciamo con le immagini girate proprio questa mattina, tra fango, pozze di acqua piovana e tratti di marciapiede al limite della percorribilità. Da Ezio Varrassi, per il momento è tutto. Un saluto, a presto!